Ciao a tutti e bentornati. Oggi un altro primo. Prepariamo insieme una pasta, cacio e pepe. Vediamo quindi insieme gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono per la nostra pasta sono del pecorino grattugiato, circa 125 grammi, della pasta, io utilizzo gli spaghetti alla chitarra, 80 grammi a persona o in base a quanta ne mangiate, del pepe quanto basta, sempre in base ai gusti personali, e del sale grosso per cuocere appunto la nostra pasta. Mettiamo a bollire una pentola d'acqua salata. Mentre l'acqua bolle, tostiamo il nostro pepe nero fino a quando sentiremo il suo profumo. Mettiamo in una ciotola 100 g circa di pecorino e ne teniamo da parte un po' per la fine cottura. Mentre l'acqua bolle, andiamo a sfumare un pochettino il nostro pepe con dell'acqua di cottura. Buttiamo la pasta e la togliamo prima che sia al dente. Mentre cuoce la pasta, preleviamo un po' di acqua di cottura e andiamo a formare una cremina a sciogliere il nostro pecorino. Regolatevi sempre ad occhio. La crema deve venire liquida, ma non troppo, come una specie di besciamella. Mettiamo da parte un po' di acqua di cottura e scoliamo la nostra pasta. Buttiamo ora la nostra pasta nella padella dove c'è il pepe che abbiamo preparato prima e terminiamo la cottura. Aggiungiamo l'acqua di cottura, una parte, mescoliamo, saltiamo leggermente la nostra pasta, aggiungiamo per ultima la nostra cremina e mescoliamo bene. Non vi preoccupate se vi sembra troppo liquido il sughetto, una volta impiattata la nostra pasta si la prenderà bene. Aggiungiamo infine l'ultima spolverata di pecorino che abbiamo tenuto da parte, spegniamo il fuoco, saltiamo ancora un pochettino la pasta, ma la nostra cacio e pepe è pronta. Ed ecco la nostra cacio e pepe pronta e impiattata. Buon appetito, noi ci vediamo alla prossima!